Ciao a tutti da Claros Design. Oggi, nuovo luogo, ci troviamo fuori al mio balconcino. Allora, oggi andiamo in visione dell'orologio, l'orologio riciclo. Allora, questo è l'orologio solamente da terminare, devo andare a fare il buco per mettere il macchinario per l'orologio. Allora, come avevo detto precedentemente, volevo solamente aderire il pannello di legno e rimanere dorata la cornice, ma sinceramente non mi piaceva che, essendo che era tutto colorato all'interno, mi piaceva qualcosa di colorato ma che sia di effetto barocco. Allora, come l'ho terminata la cornice? Allora, presupponiamo che la parte di dietro non sono andata ad inchiodarla perché non si riesce ad inchiodare, che non ho capito che materiale era, non è legno, penso che della plastica, un cornice in plastica, e l'ho incollata con della mastice. Allora, come possiamo vedere, ho messo un giro di glitter nella cornice, anche qua nei laterali, e poi dopo sono andato a fare un decoro con una pasta particolare. Allora, questa pasta l'ho vista andando da Leroy Merlin, ma costava un tantino e io me la sono inventata da me. Ed è una pasta, come possiamo vedere, ecco questa. Noi vediamo colorato, allora vediamo questi colori, ma questi colori sono una pasta stucco glitter, ciò che vendeva Leroy Merlin. Era un po' costoso, che c'erano vari colori che mi piacevano, ma un barattolino, spenderlo 5-6 euro non ne valeva la pena. Io questo sono andato a fare. Tenendo i colori, ho fatto un po' di acqua e stucco, ho preparato lo stucco normale, poi ci ho aggiunto i glitter e ho fatto lo stucco glitterato bianco, e poi mano a mano sono andato a partire dal colore rosa, questo qua, sono andato a passarlo, e poi dopo mano a mano l'ho fatto rosa, l'ho fatto viola, l'ho fatto rosso, e sono andato a farlo tendere fino a che non è diventato marrone. Allora, l'effetto è bello perché uno ti dà la granulosità sopra all'oggetto, e questa pasta l'ho stesa con il pennello, due ti dà uno stucco colorato e brillantinato. Allora, per avere le dosi e le proporzioni adatte, perché l'ho provato 2-3 volte, farò successivamente un video che parlerò proprio di questa pasta glitter, pasta stucco glitter, il modo in cui la farò io. E che dirvi, amici, un saluto a tutti da Claudio.